Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 0 della serie dedicata a Crusader Kings 3 Royal Court. Il DLC Royal Court introduce numerosi nuovi elementi ed in questo episodio di presentazione cercherò di fare una panoramica prima che la vera e propria serie inizi. In Royal Court potremo commissionare grandi opere d'arte e a brillanti artigiani. Partiremo come duca di una provincia occidentale dell'impero bizantino, l'Epiro, e cercheremo di scalare il potere e di ottenere una corona. Una volta diventati un regno infatti, sbloccheremo tutte le meccaniche della corte e della grandeur, trasformando la modesta famiglia nobiliare che abbiamo in un raffinato e potente casato circondato da opere d'arte, armi, oggetti unici e personaggi strabilianti. Grazie al sistema di cultura migliorato, guideremo i nostri sudditi verso nuove intese culturali e potremo dare vita a una vera e propria nuova cultura, imparando nuove lingue o amalgamandoci con le tradizioni dei popoli che conquisteremo. Gli episodi usciranno con regolarità, almeno 3 volte a settimana, ma avrete la possibilità di ottenere un secondo episodio giornaliero se raggiungeremo almeno 1000 like nel giorno stesso di pubblicazione. Per chi fosse interessato ad acquistare Royal Court ad un prezzo scontato, ho una buona notizia, potete farlo tramite il mio link affiliato, garantendo a me una commissione, ma spendendo un prezzo inferiore a quello di Steam. Non male, vero? Ora, in gioco. Benvenuti in gioco. Era da tantissimo tempo che non portavo Crusader Kings 3 sul canale e l'uscita di Royal Court è effettivamente il modo migliore di iniziare una vera e propria nuova epopea. Come sapete, giocheremo a Bisanzio, ma non giocheremo con l'imperatore, con il nostro Basileus, che adesso andiamo a trovare, il signor Basileios della famiglia dei Macedon, ma giocheremo con il duca d'Epiro, Ioannes, Giovanni Exavulis. La nostra famiglia, adesso la andiamo a conoscere, è una famiglia che non ha grandi legami con i potenti di Grecia o di Asia Minore, è una famiglia che sì, detiene potere nella regione dell'Epiro, quindi sopra l'Attica e l'Achea e ad un passo dall'Italia, che poi andremo a vedere nell'867 è un'Italia ancora divisa tra un impero bizantino che ufficialmente detiene ancora alcuni territori, anche la fede ortodossa, ma alcuni potentati arabi islamici che invece tengono sotto scacco Sicilia e Calabria, e poi un regno italiano che è nelle mani dei Carolingi. La Bulgaria, a nord, confina con noi, sotto il regno di Boris di Bulgaria. Sarà un avversario temibile o un valido alleato, questo ovviamente dipenderà da che cosa farà il nostro capo. e poi ci sono gli altri duchi che confinano con noi, il duca di Durazzo, quello di Atene, quello di Tessalonica. Andiamo a dare un'occhiata alla nostra famiglia. Abbiamo detto gli Exavulis. Sono una famiglia abbastanza piccola, al momento ci sono 3 membri vivi, che siamo noi, nostro figlio, nonché erede, e nostra figlia. Nostro figlio Eufemio e nostra figlia Irene, che vediamo è affetta da nanismo. Nostro figlio invece è Grigarius Embossi, quindi è un ragazzino che nel tempo crescerà come leader di grandi feste di corte, forse, chi lo sa. Andiamo a vedere noi stessi, andiamo a parlare al nostro personaggio. Giovanni d'Epiro è un medio politico, se vogliamo essere gentili con lui, però è generoso, è paziente ed è anche un pochino cinico, a volte è una persona che non si fa troppi scrupoli quando deve prendere delle decisioni. Questo si traduce con il seguente set di skill: diplomatico buono, 16 è un ottimo valore, un 12 nell'amministrazione del nostro ducato, che anche in questo caso devo dire è molto buono, e poi ci sono i tratti invece scarsi, non è abile in battaglia, non è abile nell'intrigo e soprattutto è terribilmente, terribilmente ignorante. Questo sarà un po' un limite alla sua capacità di crescere i figli, ma nemmeno troppo grande. Continuiamo con la presentazione di questa serie, perché abbiamo la duchessa Zenobia, che ha 27 anni, è nostra moglie, è testarda, contenta
e un po' iraconda. Quindi bisogna stare attenti a trattarla bene, perché altrimenti ci lancia le ciotole addosso. Invece, al contrario nostro, è un insightful thinker, che aumenta di 4 punti la conoscenza. Questo non basta a farla diventare una raffinata intellettuale, comunque basta per renderla più colta del nostro personaggio. Potrebbe essere ottima come supporto all'amministrazione, visto che è una buona amministratrice. Penso che potrebbe essere una buona idea per fare in modo che l'Epiro cresca. Ma voi sapete che l'obiettivo di questa serie non sarà quello di rimanere in Epiro per sempre. La nostra famiglia ad un certo punto dovrà diventare ambiziosa. Dobbiamo mirare a Costantinopoli e dovremo fare veramente carte false per arrivarci. Non sarà semplice, però vedremo come fare. Andiamo a vedere il consiglio. Abbiamo già conosciuto la duchessa Zenobia. Il nostro vescovo Antemio non è molto contento di vederci, meno 33 nelle relazioni. Purtroppo non possiamo cambiarlo perché non siamo noi il capo della chiesa. Dovremmo farcelo andare bene, dovremmo migliorare le relazioni con lui. E poi abbiamo il cancelliere Costantino, che, ragazzi, partiamo alla grande. Costantino è un nostro vassallo, gestisce la contea di Cefalonia, che è quest'isola, la potete vedere. E ha 20 punti di diplomazia. Credo che Costanzio sarà davvero importante per mantenere delle buone relazioni con il Basileus, ma anche con i nostri vicini. Va molto 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 pregevole questo politico. Poi abbiamo il sindaco Focas, sindaco della città di Corfù. In questo caso un 11 nella gestione della cosa pubblica, un 15 nel sotterfugio. Ma quasi quasi io credo che Focas possa diventare il mio spy master, visto che ha delle buone relazioni con noi e abbiamo come spy master il sindaco Adrianos, che è sindaco di Voniza, e purtroppo questo è veramente scarso. Poi abbiamo Alexios, un altro sindaco di una città, nostro marshal a livello 10 di combattimento. Non possiamo fare granché, comunque meglio di nulla. Ok, io credo che cambierò lo spy master. Licenziamo immediatamente Adrianos e diamo a Focas di Corfu il ruolo. Adrianos ovviamente non può diventare steward, perché con un 1 in amministrazione, neanche per scherzo. A questo punto potremmo assegnare qualcun altro. Ad esempio, vediamo che Marcos, che è un nostro etero, è un nostro soldato, ha un 17 nel combattimento. E qui iniziano un pochino i giochi di potere, perché se noi mettessimo Alexios come steward, sicuramente sarebbe meglio, invece che un 1 avremmo un 8. E non ci perdiamo molto. E Adrianos lo licenziamo molto semplicemente, assegniamo Marcos a questo nuovo ruolo. Marcos non è un politico, è uscito direttamente dai ranghi dell'esercito, non farà piacere al sindaco di una città essere licenziato dal consiglio, ma noi dobbiamo iniziare a pensare in grande. Quindi partiamo male dal punto di vista dell'amministrazione e per questo motivo chiederò a nostra moglie di supportare nella gestione del dominio. Quindi Zenobia aiuterà Alexios nelle faccende legate all'economia. Dopodiché questo breve episodio di presentazione si concluderà con la scelta del nostro lifestyle, oppure la possiamo fare nell'episodio 1. Penso che la faremo nell'episodio 1, ma vi voglio mostrare a questo punto la cultura che abbiamo e le scelte che abbiamo. Ovviamente siamo bizantini. Con le nuove meccaniche di Royal Court vedremo nel tempo la corte, vedremo tantissime nuove cose. Ad esempio potremmo già iniziare a spendere prestigio per lanciare una moda a corte, magari per entrare nelle grazie del nostro Basileus, così come possiamo andare a Costantinopoli a portare gli omaggi all'imperatore e a fargli già delle richieste. Interessante. Con queste caratteristiche comunque io credo che Johannes potrebbe concorrere per diventare il cancelliere oppure lo steward, l'amministratore dell'impero bizantino, e quindi fare una carriera politica, però vedremo. I nostri figli chiaramente non sono ancora fidanzati, né tantomeno sposati, perché sono troppo piccoli, ma questo potrebbe essere utile. Appena diventeranno adolescenti potremo tentare dei legami con delle potenti famiglie bizantine. Una cosa molto interessante è che partiamo in guerra, perché il nostro Basileus vuole attaccare gli Aglabid per il controllo della Sicilia. Noi potremmo fare una spedizione in autonomia per guadagnare prestigio agli occhi del nostro imperatore. Può essere una buona idea. Torniamo un attimo alla nostra cultura.
Siamo greci e questa è una novità di Royal Court, perché essendo greci abbiamo dei tratti culturali diversi da tutte le altre culture. Vedete che le culture sono tantissime e soprattutto nel corso del tempo poi possono essere modificate, nel senso che grandi imperi che creano commistioni culturali possono crearne una nuova che attinge dai vari gruppi. Noi siamo legalisti, questo ci fa guadagnare diversi vantaggi, soprattutto nella gestione del regno, nel costo per esempio delle leggi, oppure il tratto giusto è più comune e dà maggiori bonus, però ovviamente ci dà anche degli svantaggi, perché la tirannia a cui viene vista molto male con il legalismo greco e il prestigio per ogni livello di timore che noi incutiamo nei nostri vassalli scende. Insomma, essere greci significa odiare la tirannia e amare le leggi in questo periodo storico greco-bizantino. Poi abbiamo l'eredità dell'impero romano d'Oriente e questa cosa mi piace tantissimo. Possiamo reclutare i catafratti come Man-at-Arms, abbiamo la cavalleria pesante tardo-romana, abbiamo la possibilità di scontare i Man-at-Arms e però abbiamo anche meno levi, abbiamo meno reclutabili perché abbiamo questa mentalità in cui l'esercito è professionale e non è reclutato dai campi. E poi possiamo fare più reggimenti di cavalleria pesante o di infanteria pesante. Non è finita qui, ci sono altri due bonus. Il combattimento in formazione migliora l'efficacia di lancieri e arcieri, abbassa l'efficacia della cavalleria leggera e degli schermagliatori. E poi abbiamo le tradizioni bizantine, che ci permettono di fare delle cose orribili ai nostri prigionieri, come la castrazione o addirittura l'accecamento, ma gli eunuchi di corte hanno un ruolo particolare, tanto che possiamo ad un certo punto anche nominare un capo eunuco, se arriveremo al giusto livello di grandeur di corte, e possiamo diseredare i claim che hanno non fertili e sfigurati. Questa cosa è interessante, la vedremo probabilmente nel tempo. I figli nati da un leader bizantino potrebbero guadagnare il tratto nato con la porpora. E questo permette di avere più prestigio, uno sconto al malus del regno breve e una precedenza nelle linee di successione. Interessante, molto interessante. E poi non è finita qui, perché ovviamente c'è il discorso della religione che già conosciamo, ma la vediamo molto velocemente. Siamo ortodossi, pratichiamo la comunione, i monaci fanno parte della nostra tradizione e la pentarchia ci fa guadagnare più un fervore per ogni luogo sacro che noi abbiamo. I luoghi sacri purtroppo sono Costantinopoli, che non è nostra, e poi tutti tra la Terra Santa e l'Egitto, e poi Roma chiaramente. Eccoli qua. Vi mostro un'ultima cosa, prima di salutarvi. Questa è stata veramente una breve introduzione, molto presto inizierà la vera e propria serie. Abbiamo un inventario. Non appena avremo un po' di soldi da parte, sarà mia cura assumere un antiquario di corte a cui daremo il compito di cercare degli artigiani, dei fabbri, dei gioiellieri o semplicemente degli storici che possano avere pergamene, drappi, eccetera, eccetera, in modo da poter iniziare ad agghindare l'inventario del nostro personaggio. Inventario che non solo potrà garantire prestigio, fede, ma potrebbe migliorare anche le sue skill in battaglia con armi e armature personalizzate. Al momento non abbiamo alcun artefatto di corte e quindi non possiamo farci nulla. E al momento non abbiamo veramente una corte, perché non siamo un re. Quando sbloccheremo quel ruolo vedremo anche questa cosa. Io credo che di avervi mostrato tutto, come vedete dovremo iniziare a cercare un court physician, un antiquario come vi dicevo. Quando avremo qualche soldo in più, forse anche un tutor e un siniscalco. Il siniscalco è un ruolo di prestigio della corte di un duca o di un re, e ci fa guadagnare appunto più controllo, è una persona che sovrintende la corte. Possiamo anche reclutare un pagliaccio di corte. Ovviamente dare il ruolo di pagliaccio di corte a qualcuno non lo farà sentire molto felice, però aumenterà la grandeur e se troviamo le persone con i tratti giusti può essere divertente. E poi abbiamo le guardie del corpo, che possiamo reclutare per difendere noi stessi contro gli assassini. I campioni personali, che sono praticamente le nostre montagne, possono fare i duelli al posto nostro e anche in questo caso ci rappresentano in battaglia. E poi quando saremo più famosi, forse un assaggiatore di cibo, un maestro dei cavalli, chi lo sa, c'è tanta tanta roba qui. Signori, che cosa ne pensate?
di questa run. Io penso che sarà davvero bella. Quindi vi chiedo sin da subito di iscrivervi a questo canale se non l'avete fatto, di lasciare un commento e la regola di questa serie sarà la seguente. Io preparerò tanti video in anticipo. Questa volta vi assicuro che sarò pronto e li rilascerò ogni volta che raggiungiamo 1000 like. Fino a un massimo di 2 video al giorno. Però questo significa che se voi vi guardate tutti i video e lasciate il like, c'è una buona possibilità che si raddoppi. Spero che la cosa vi faccia piacere. Io ovviamente ci metto tanto lavoro e voi ci mettete la vostra passione e il vostro supporto. Adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio, che sarà il vero e proprio inizio di questa serie fantastica all'interno dell'impero bizantino alla ricerca della porpora e del potere. A presto!